Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi voglio farvi un video molto breve per darvi comunque delle news che io reputo comunque importanti, però valuterete voi se effettivamente lo saranno o meno. Ieri in live ho notato che comunque alcuni non sapevano ancora di questa cosa, quindi ne approfitto per farci un video in modo tale che tutti quanti possiate saperlo. Ma, per chi non lo sapesse, è stata aggiunta una copia, o per meglio dire, da questo momento in poi all'interno del gioco verrà aggiunta una copia della Booster Sword di Cloud, che è fondamentalmente l'unica arma che non può essere pullata all'interno del gioco tramite il menu dell'Exchange Shop delle Crisis Medal. Quindi, come potete vedere, abbiamo mensilmente una Booster Sword al modico prezzo di 2500 medaglie. Io al momento ne ho 2100, dovrei farmi effettivamente i dungeon very hard, spero di riuscirci, o comunque spero di poter fare qualcosina per recuperare parte, diciamo, delle monete per poter prendere la Booster Sword, però questa è una nuova meccanica che verrà aggiunta praticamente ogni mese. Quindi cercate ovviamente di ricordarvelo, perché comunque la Booster Sword è un'arma che non è neanche tanto male, quindi maxata in questo caso in modo gratuito è sicuramente conveniente. Altra cosa che invece non ho trattato e che quindi voglio in qualche modo comunicarvi tramite video è il fatto che abbiamo l'update delle nuove, dei nuovi piani praticamente della Sealed Tower of Cedra, dove praticamente verranno aggiunti i piani dal 51 al 70. E pensare che io ancora sono fermo al 45, perché volevo fare i video tutorial sui piani della Torre Shinra, ma credo che ormai tutti quanti l'abbiate già completata, quindi forse è addirittura inutile per me fare dei video guida e andare direttamente a completare la torre e arrivare al 50. Quindi praticamente a partire dall'1 novembre alle 3 del mattino, in questo caso, verranno aggiunti i piani dal 51 al 70. Questi piani ci permetteranno ovviamente di ottenere Blue Crystals come ricompense e anche delle specifiche memorie per i nostri personaggi. In questo caso, per sbloccare i piani dal 51 al 70 bisogna aver completato almeno il capitolo 1 della sezione principale, episodio 1 di Final Fantasy VII, The First Soldier. Ovviamente le note al solito, questi contenuti possono cambiare senza preavviso eccetera eccetera, però sono cose che effettivamente a noi non interessano. Nuovo evento della Run Giant di cui abbiamo già parlato la scorsa volta, banner di Zack e Glenn, che anche questa volta ha avuto purtroppo il problemaccio, così come è successo precedentemente con Eris e Matt. Con il banner di Eris e Matt, anche nel banner di Zack e Glenn c'è stato un errore di traduzione. Infatti, se guardate il mio video quando ho fatto la valutazione del banner, avrete sicuramente notato che Glenn, nella descrizione della sua arma, riportava la possibilità di incrementare l'attacco fisico e magico. In realtà, quest'arma non incrementa l'attacco magico, ma solo l'attacco fisico. Infatti, come potete vedere, praticamente viene esattamente riportata la nuova notizia e soprattutto la nuova descrizione delle armi, dove abbiamo praticamente l'arma di Zack che rimane identica, mentre invece l'arma di Glenn, che come potete vedere aumenta drasticamente l'attacco fisico e garantisce il regen all'alleato, quindi non è più attacco fisico e magico. E poi abbiamo le skin, che fondamentalmente non sono state modificate, e poi, come potete leggere, c'è la notizia che riguarda la wishlist. Non so se effettivamente era questa, no, credo che sia quella della manutenzione. Questi sono sempre gli stessi, sì, sono sempre gli stessi, diciamo, sono sempre le stesse notizie che ci riportano appunto la possibilità di poter ottenere i pacchetti per incrementare le armi, e poi nel momento in cui riusciremo a portare le nostre armi ad almeno 2 stelle rosse riceveremo praticamente i wallpaper dei rispettivi personaggi. Quello di Glenn è assolutamente fantastico, lo reputo straordinariamente bello. E poi, cosa molto importante, ciò che è successo ieri.
Come avete potuto notare sicuramente ieri, il gioco è stato sotto manutenzione. È stato sotto manutenzione per un lungo periodo di tempo. Purtroppo c'è stato un problema che al momento non sappiamo effettivamente che cosa è stato. È stato praticamente una chiusura improvvisa dei server con una manutenzione straordinaria. Io credo che questa manutenzione straordinaria sia dovuta all'errore che hanno fatto nel banner, perché appunto hanno nuovamente fatto casino col banner, e adesso vi farò vedere la notizia che parla esattamente di questa cosa. E come, diciamo, scuse ci hanno dato praticamente 300 gemme e 3 stamina tonic. Io al solito sbaglio a chiudere. E poi è uscita successivamente la notizia con problemi riguardanti il banner di Zack e Glenn. Infatti, come potete notare, praticamente nelle notizie del banner di Zack e Glenn, praticamente la possibilità di ottenere 3 stamp erano state messe a 5,92 invece di 15,92, che sarebbe la percentuale normale dei 3 stamp che possono uscire. Inoltre, praticamente, e inoltre nel banner di Zack e Glenn, praticamente la descrizione della Refined Ability Boost Ability Potencies per Glenn praticamente era incorretta, dove praticamente La vera versione dell'arma è boost il danno fisico, in questo caso degli alleati, mentre invece prima era stato appunto tradotto, o comunque era stato descritto con boost il danno fisico e magical abilities. Quindi la stessa cosa che vi ho detto prima, praticamente l'arma di Glenn non aumenta attacco fisico e magico, ma solo l'attacco magico. Per quanto riguarda appunto le scuse che i nostri sviluppatori in questo caso ci danno per la svista, sono 3000 gemme, 3000 blue crystal, che è possibile ovviamente ottenere per tutti coloro che hanno loggato prima della manutenzione forzata che hanno fatto ieri sera. Quindi se avete come me, per esempio, perché io ho loggato praticamente quando è uscito il banner, quindi se eravate loggati all'interno del gioco prima della manutenzione straordinaria, verrete ricompensati con 3000 gemme, o comunque siete già stati ricompensati con 3000 gemme, perché il tutto è già successo ieri. Detto questo, non ci sono altri aggiornamenti importanti, quindi diciamo altro pastrocchio per quanto riguarda la nostra amichetta Applibot. Fortunatamente hanno risolto in tempo, hanno fatto una bella manutenzione che comunque è durata un bel po'. Sinceramente mi sarei aspettato una compensazione più grande che solo 3000 gemme, però, cioè scusatemi, solo 300 gemme e poi successivamente 3000 per chi era collegato prima, però alla fine diciamo che lo accettiamo. Detto questo, noi ci becchiamo in live come sempre o con i prossimi appuntamenti qui su YouTube, quindi vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!